ragazzi, stavo giocando con Erika quando l'hacker mi ha contattato per dirmi che lui ha importanti novità per quanto riguarda la Season 2, capitolo 2 di Fortnite. Mi ha detto che ha immagini esclusive delle skin, dei zainetti e dei deltaplani della nuova season. Sa spiegarci tutto quello che riguarda i teaser e soprattutto ha un numero che se lo chiamate vi dà una cosa assurda, che dopo andremo proprio a chiamarlo. Ora, io non so bene tutto questo, lui è qua per spiegarci bene tutte le cose. Hacker, ora puoi parlare, spiegami tutto quello che sai della season 2. L'unica cosa che so io è che c'entra l'agente del caos, infatti me la sono messa apposta perché so che c'entra, però non ho capito bene cosa c'entra. Spiegami allora, bene. Te lo spiego in pochissime parole. Vai sulle sfide, dimmi la sfida che non c'entra più in assoluto. La sfida che non c'entra per niente è quella di ascesa del caos, perché tutte le altre riguardano skin del pass, mentre quella è l'unica che non c'entra assolutamente nulla. Sì, okay. Hai azzeccato. Dove le troviamo le informazioni sulla nuova season esattamente? Allora, prima di tutto volevo chiederle il favore di censurarmi il nome, che non si sa mai che l'Epic mi rintracci. Tranquillo, lo farò. Okay. Allora, andiamo in creativa, vi spiego dove atterrare per trovare tutti i teaser di questa season. Dove dobbiamo recarci? Allora, eccoci qua. Allora, dobbiamo recarci al centro dell'isola, seguitemi. Boh, ma, cioè, è strano che comunque dove sei? Dobbiamo recarci all'isola dell'aereo, da dove tutto ha inizio. Ok, cerchiamo l'isola dell'aereo, va bene. Ma è inutile, ora ho da fare, cosa c'è? Ma ti sembra il momento di disturbare? Cosa c'è su questa isola? Anche perché effettivamente è strano che da punto a capo se ne escano con una storyline, perché per tutta questa season non abbiamo mai avuto neanche una storia e adesso se ne escono con tutte queste cose tutte messe insieme, che veramente ci sono veramente tante informazioni da quello che ho capito. Adesso cerchiamo di fare più luce su questa faccenda, e non dico luce solo perché siamo vicino allora, al faro. È iniziato tutto da qua. Ok. Dal luogo, lo schianto dell'aereo. Perché? Qua dentro trasportavano un esemplare di leggenda dell'Eldorado. Ok. E da qua, Erika, tu sai cos'è l'Eldorado? Secondo me non lo sai. No, non lo so. Cos'è l'Eldorado? Praticamente è una città dell'oro. È tipo una leggenda di una città dell'oro. Tipo dove c'era, tra l'altro, tipo una persona che qualsiasi cosa toccasse diventava d'oro. E quindi questa città era costruita interamente d'oro. È tipo una leggenda, una roba del genere. Quindi qualsiasi cosa? Sì. Tutto quello che toccava? Qualsiasi cosa che toccasse diventava d'oro. E quindi ha costruito un'intera città con questo suo potere. Vabbè, tu mi stai dicendo che hanno trasportato il templare dell'Eldorado? Allora, il templare dell'Eldorado si trovava qua dentro. Ok. E vi do delle prove. Ma perché si trovava qui dentro, scusami? Guardate un po' il simbolo di questo aereo. È l'associazione Ego. È quella delle missioni. È l'associazione segreta Lego, quella delle missioni. Esatto. Questa associazione lo ha trasportato nell'isola di Fortnite. Ok. Però il volo non è andato a buon fine, si suol dire. No, infatti vedo. Si vede che guidava una donna, Erika, probabilmente. Lui è uscito. E il templare, quando l'aereo è caduto, lui si è nascosto per l'isola. E quindi l'associazione Ego ha costruito, diciamo, queste basi che vedi davanti a noi dappertutto. Ok, sì, effettivamente ce ne sono un po' per la mappa. So che ce n'è tipo vicino a Brughiere Brumose. Ci sono da quelle parti là delle basi. E so che ce n'è un'altra tipo qua in mezzo alla mappa. Ok, ma vabbè, ho capito che le hanno costruite per ritrovarlo. Ma l'hanno ritrovato? Sì, adesso ci dobbiamo recare. Dove l'hanno trovato? Dell'isola. Ma scusami, ma tu mi stai parlando di troppe cose, ma non mi stai facendo vedere la skin. Qual è la skin del pass? Non preoccuparti, la vedremo più in là. Abbiamo altre cose da fare adesso. Ok, vedo che state già andando alla meta in cui vi ho detto io. Avanti. Sono quasi arrivato io al centro dell'isola, della mappa. Dove devo andare adesso? Inizierò dall'inizio, da dove hanno trovato i primi indizi di questo uomo. Seguimi. Sto arrivando, aspettami. Allora, è iniziato tutto da questa casa. Allora, si rechi dentro questo ufficio. Un attimo che c'è una chest. Ah! Ehi, aspetta un attimo, guarda qua. È tutto allora, d'oro. Vi spiego cosa è successo. Allora, lui si era seduto qua e ha preso un foglio dal cassetto. Ok. Ha messo dentro la stampante per fotocopiare delle immagini dell'Ego. Che adesso le immagini le troveremo esattamente qua. No, ma aspetta. Seguitemi. Ah, ok. Dai, ti seguo. Su. Aspetta, seguiamo. Come potete vedere questa stanza? Sì.
lui ha alloggiato... Al letto dorato? Lui ha alloggiato per tempo qua. Ok. Per esattamente una settimana. E poi gli ha scaduto il canone Rai. E si è trasferito. Allora, qui si trova la fotocopia. Infatti la vedo sul cesso d'oro. Di lusso? È un cesso di lusso. Ma sa che dentro quella fotocopia non ci sono cose molto belle. No? Perché dici? Sono file segreti. Sconci, mi so. Effettivamente possono esserci cose sconce, effettivamente. Foto di Erika. Ma? Non perdiamoci in chiacchiere, questo è la metà di quello che dobbiamo vedere. E cosa dobbiamo vedere? La skin devi farci vedere, aspetta un attimo. Parli tanto di questa skin chiamando di qua e di là. Abbiamo l'ultimo taser da farvi vedere dell'isola e poi passeremo al bello. Facci vedere adesso ci dobbiamo esattamente recare, guardate l'isola, dobbiamo recare esattamente qua. Ok. Ok, perfetto. Okay. Adesso si metta all'entrata della porta, spacchi questo muro qua. Spacchi questo muro. Fatto. Oh, questo fuoco. Entrate a vedere. Ma che cos'è? È un cesso da gaming. È un cesso da gaming dorato. Ce n'è un altro. Ma che... E allora vuol dire che è stato anche qua? E perché c'è uno gnomo dentro? Alla fine di chi non usa il coach e supporta un creatore, ottimi FI, giù per il cesso, chiaramente. Per l'ultima cosa, e non quella meno importante, aspetta. Dove adesso probabilmente questo uomo è qua dentro a rifugiarsi, aspettando la prossima season in cui posso uscire, è esattamente qua. Lì c'è la base segreta dell'ego, c'è il bunker dei V-Bucks. Esatto, generatevi e andiamo a vedere. Guardi bene il bunker. Ok. Vede che il simbolo di V-Bucks è stato tolto. Questo è lo stesso bunker. È vero, è stato tolto il simbolo di V-Bucks. È lo stesso bunker, quello di Salva il Mondo, della clip iniziale, dove il tizio arriva qua, mette la mano e si apre il bunker e lui entra dentro, tipo. È lo stesso identico. Un'altra cosa. E non so se tu hai visto il primo taser, ma se ci pensi, questo bunker è quello che è rilasciato nel primo taser. Quello che c'è nel primo taser è praticamente uno spazio dove c'è una mano dorata. Quindi si vede che il tipo con le mani dorate, quello che trasforma tutto in oro, è entrato in un bunker. Perché non so se avete presente, tipo, che c'è... Ci sono tipo i bunker dove devi mettere la mano, tipo c'è l'impronta palmare, così puoi entrare. Si vede che lui è entrato nel bunker, perché per forza, cioè il primo taser fa vedere che lui è entrato nel bunker. Forse nella season 2 magari si apre il bunker, o no? Vedremo. Io so già tutto, ma non posso venire a raccontarmi. Ma come no? No, devi raccontarmi le robe. Tra l'altro il secondo teaser è comunque nel bunker. Il secondo teaser è nel bunker. È la faccia della gente del caos spezzettata in piccoli pezzettini dorati. Cioè c'è proprio la gente del caos in tanti piccoli pezzi che, se ricomposti, formano la sua faccia, però dorata. Quindi si vede che la gente oro e... cioè il tizio oro e la gente del caos sono entrati in contatto. Forse nel bunker c'era già la gente oro e la gente del caos. Non posso dirlo, però. Ma lei sa quello che è successo in Brasile, che gli racconto un po'? No, comunque qua c'è un'altra roba oro. Cos'è? Allora... Niente. Allora, in Brasile sono stati ritrovati dei poster attaccati dal personale di Fortnite con un numero su scritto da chiamare che ti dice una parola, uno spoiler della prossima sito. Adesso io le darò questo numero e lei lo dovrà chiamare. Non solo in Brasile sono stati rilasciati questi numeri, ma anche in Italia. Infatti anche l'Italia ha un numero da chiamare che adesso io gli darò e lei chiamerà. Un numero da chiamare per... E cosa mi... chi mi risponde? E poi è tardi? Vedrai. Dimmi il numero. 800. Ok. 743-024. 800-743-024. Vediamo se quello che dice è il vero. Guarda che poi se mi addebitano... Agenti delle ombre compromessi. Il reclutamento dell'agenzia è iniziato. Buona faccia a te. Agenti delle ombre compromesse, il reclutamento del... What? Questa roba è strafiga, ma che... Però, adesso a parte gli scherzi, dai, facci vedere le skin. Facci vedere proprio le allora, skin. Allora, sei pronto? Adesso ti darò tutti i taser, dal primo all'ultimo. Li sto aspettando. Dai, passo anche a me, così li vedo anch'io. Adesso te li passo.
Ma che figa! No, oh beh, mio Dio, vecchio, questa è strabiliante. Questa skin è strafiga. Ah, questa quindi è la skin del personaggio che tipo è scappato per l'isola? Sì, non si sa se è a livello finale o iniziale, però credo che sia finale. Boh, penso che sia una skin fighissima, sinceramente. Anche a me mi piace un sacco, ci sta veramente una vita. Anche voi ragazzi, ditemi nei commenti cosa ne pensate. Oh raga, mi raccomando, 5.000 mi piace se anche voi volete ulteriori novità dall'hacker sulla Season 2 di Fortnite. Detto ciò, noi ci vediamo probabilmente domani con altri leaks molto importanti.